Domenica 5 ottobre 2014, Carda Crucca, 8,8 km, la mia prima gara podistica dopo 6 anni. Avevo qualche remora. Quando sono arrivata a Tornavento e ho visto quella che considero la mia gente, la gente che corre, mi sono sentita intimorita. Risentivo le parole del mio ortopedico che mi dava il permesso di correre. Stai attenta alle discese, non alzare troppo le gambe per limitare l'impatto. Insomma, mi ero ripromessa di marciare e mi ero detta, quando arrivo, arrivo. Tanti amici. Prima fra tutte la mia amica Barbara. Foto di gruppo con la podistica mezzanese. E poi, partenza della Carda Crucca. Da subito, il segnale delle mie gambe era di insofferenza. Era come volere incatenare qualcuno che vuole fuggire. Camminavo e marciavo. Ma l'anima della runner scalpitava sempre di più e tenere la bada diventava sempre più difficile. Mi sembrava di soffocare. Ho resistito fino al 5° chilometro e poi ho detto basta, al diavolo la protesi. Era più forte la voglia di tirare una granata in pieno volto del maledetto Parkinson e allora ho lasciato andare le gambe, sono partita alla grande. Mancavano circa 4 chilometri e non mi sono neanche accorta di averli fatti, mi sembrava di volare e quella sensazione forte che tanto mi era mancata in questi anni. Dentro di me piangevo e ridevo allo stesso tempo e salutavo con un grande sorriso tutti quelli che incontravo e poi gli amici che mi vedevano correre finalmente e mi incitavano e poi al traguardo un volto amico che mi aspettava e mi ha detto grande Lidia, sì, in quel momento mi sono sentita davvero grande.